del post-terremoto. A 3 anni e mezzo dal sisma, la Bassa Mantovana viene dichiarata zona franca, essendo così parificata in tutto all'Emilia. E arrivano altri 70 milioni di euro per la ricostruzione. Esulta il deputato del PD Marco Carra, risultato grandioso. Il servizio di Matteo Bursi. 3 anni e 7 mesi dopo il terremoto che sconvolse l'Emilia e la Bassa Mantovana, equità viene ristabilita. La Bassa Mantovana entra nelle zone franche e riceve 70 milioni di euro per la ricostruzione post-sisma del patrimonio privato. La Commissione Bilancio ha approvato ieri gli emendamenti alla legge di stabilità, a prima firma del deputato mantovano del Partito Democratico Marco Carra, per il riconoscimento delle zone franche urbane per i comuni terremotati mantovani e per lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per la ricostruzione del patrimonio privato assorbiti in un unico emendamento ricomprendente alcune norme relative alle calamità. La perimetrazione della zona franca adesso comprende dunque i centri storici dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Il 19 giugno, con il decreto legge 78-2015, le zone franche erano solamente relative ai comuni emiliani colpiti dal sisma. È un grande risultato, commenta il parlamentare Dem Marco Carra, che anche se non può essere considerato definitivo, è stato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra impeccabile dove insieme al sottoscritto e al sottosegretario all'economia Paola De Micheli sono stati protagonisti i sindaci mantovani, l'amministrazione provinciale e la struttura commissariale per Regione Lombardia. Il provvedimento riguarda le piccole imprese individuate all'interno del perimetro proposto dai comuni e prevede l'esenzione di alcune tipologie di imposte. Sono stati i comuni stessi a indicare la proposta di perimetrazione.